Serie B, il campionato degli italiani. È proprio il caso di dirlo, finalmente. Il Pescara ieri ha disputato la più bella partita degli ultimi 3 anni, un secondo tempo devastante che ha permesso ai biancoazzurri di battere l'ex capolista Frosinone, una partita che ha ricreato entusiasmo negli ambienti sportivi biancoazzurri. Buonasera dallo studio di Replay, analizzeremo dunque questa giornata, questa bella giornata per il Pescara di Marco Baroni con i seguenti ospiti. Paolo De Carolis, direttore di ForzaPescara.com, buonasera. Grazie, Paolo. Ritroviamo con piacere il dottor Edoardo De Blasio, buonasera Edoardo, buonasera, ben ritrovato. Abbiamo il piacere anche di avere l'editore di Radio Parsifal California, Luciano Marrone, buonasera Luciano, ben rivisto. Qui alla mia sinistra due colleghi, Luca Pennese, buonasera a Luca e ovviamente Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantina a fianco a Maurizio Daguì. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, ribadiamo i numeri per interagire con noi in questa serata, 392-623-7060 per gli sms, oppure se volete intervenire telefonicamente 085-93-0020. È una serata senza il classico posticipo del lunedì, il turno si è completato nella giornata di ieri. C'è un'ultimissima che riguarda il fronte tecnico, ma non la Serie B, perché in quest'ora, come sapete, è stato esonerato Mangia e dovrebbe essere Nicola il prossimo allenatore, ma non ancora c'è la firma. C'è però una firma che ci ha sorpreso proprio dell'ultima ora, quella di Marco Giampaolo, tecnico giugliese che era stato anche vicino o comunque accostato al Pescara nei mesi scorsi. Marco Giampaolo, lo possiamo vedere, è il nuovo allenatore della Cremonese, squadra che milita nel girone A di Lega Pro e in zona playout, appena 13 punti, a 13 punti di distanza dalla capolista del girone. Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del la Cremonese, sarà presentato domani a mezzogiorno. A te Enrico. Grazie Andrea, andiamo a salutare invece dalla redazione di ForzaPescara.com Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Ciao Enrico, un saluto a tutti gli amici telespettatori di TV6, agli utenti di ForzaPescara.com. Le regole sono sempre le stesse, durante il corso della trasmissione mi chiamerai in causa, noi leggeremo i commenti del nostro portale, basta semplicemente commentare la news e noi riporteremo quello che scrivono sul nostro sito ForzaPescara.com. A te Enrico. Allora, intanto oggi sono uscite le decisioni del giudice sportivo, nel Pescara squalificato Pesoli, nel Modena Manfrin e Nizzetto. Sono diffidati nel Pescara Maniero, Melchiorri, Appel Piret, Memusciai e Ciosic. Quindi soprattutto per Melchiorri e Maniero c'è questa spada di Damocle della diffida. Poi un'altra notizia che vogliamo ripetere perché c'è un po' di confusione sui siti, il derby Pescara-Lanciano si giocherà venerdì sera alle ore 20:30 perché molti siti riportano ancora domenica alle ore 12:30, invece ribadiamo il derby Pescara-Lanciano si disputerà venerdì prossimo alle ore 20:30. Allora, finalmente perché negli ultimi 3 anni non avevamo mai visto un Pescara come quello di ieri, un 3-0 che probabilmente, anzi sicuramente, poteva essere anche più pingue come gol, visto che Pigliacelli è risultato il miglior uomo in campo del Frosinone. Una vittoria di Marco Baroni, lo chiedo subito a Edoardo De Blasio. Sì, una vittoria del Pescara, quindi anche di Marco Baroni, una vittoria di Marco Baroni nel senso che finalmente, perché finalmente è la parola giusta che tu hai usato per titolare in questo momento, Baroni ha trovato probabilmente l'assetto giusto, oltre al carattere giusto della squadra, ma soprattutto l'assetto giusto. Era effettivamente inevitabile, io lo dico da sostenitore del 4-3-3 per carità, quindi era inevitabile che con questa squadra, con questi uomini, con Maniero e Melchiorri
lì davanti, che sono una coppia veramente difficile da marcare, e con una difesa che invece aveva probabilmente bisogno di un centrocampo più folto, più coperto, questa squadra deve giocare con il 4-4-2. E con il 4-4-2 effettivamente noi ieri abbiamo dominato la partita, abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, e Maniero e Melchiorre hanno fatto sfracelli davanti, mentre dietro Salomon e Pesoli, coadiuvati e protetti da un grande Zuparic a centrocampo, vertice basso del 4-4-2, sono stati insuperabili. Quindi questa è la formula, evidentemente. Ecco, dicevamo la vittoria di Baroni perché ha azzeccato tutte le scelte. Beh, le scelte, guarda, le scelte ieri erano praticamente obbligate. Quello che hai indovinato è definitivamente, spero, il modulo. Perché c'è poco da fare, il modulo di gioco, vedi, non è la stessa cosa di quando Zuparic ha giocato a centrocampo. Dopo amplieremo questo discorso a livello tattico. Ecco, per introdurre proprio la trasmissione, ribadisco, è stata la vittoria di Baroni, Paolo De Carlis. Sì, ma credo che Baroni la prima vera grande vittoria in questa stagione l'abbia avuto proprio a Brescia. Io ho visto la partita con te e già nel primo tempo il vantaggio del Brescia era assolutamente immeritato, l'atteggiamento della squadra era un atteggiamento diverso da quelle precedenti e chiaramente anche il sistema scelto dall'allenatore era un sistema diverso che lui aveva avuto modo di provare nel corso della settimana per quelle poche volte che insomma uno ha la possibilità di andare a vedere, perché apro una piccola parentesi, questa moda stucchevole di chiudere gli allenamenti non aiuta neanche chi fa questo lavoro, perché non ti permette di vedere, anche se poi magari ti metti da qualche altra posizione e riesci anche a carpire qualche segreto, ma non è quello. L'allenatore aveva lavorato tanto sul 4-4-2, probabilmente secondo me lui si è giocato le residue possibilità di rimanere sulla panchina del Pescara dopo la sconfitta, la pesante sconfitta di col Carpi in casa, e chiudo il concetto. La cosa era nata, come tutti ricorderanno, da una dichiarazione del presidente dopo Vicenza che aveva detto: non voglio più vedere il Pescara che sceglie un atteggiamento difensivo. Che fa catenaccio. Che fa catenaccio, aveva detto questo. Lui dopo quella partita, dopo il Vicenza, si è presentato in casa con il Carpi tenendo la linea dei difensori molto alta. Sapete tutti come è andata a finire, quindi si è giocata la partita a Brescia dicendo: punto su quello che conosco, su quello che so fare, quello lo fa bene. Però nessuno ha detto sì, è stata la vittoria di Baroni. Io l'ho detto. L'hai detto? Sì. Allora, l'ho detto quello distratto. Di Brescia. Francesco e Luca, Francesco? Io che non ho risparmiato quelle che ritenevo critiche giusto a Baroni, dico sì, è stata la vittoria di Baroni. Ma non c'è stato l'unico, perché sì, tutti sì, noi abbiamo criticato Baroni. Quelle di prima erano, dicevamo che prevalentemente e in maniera determinante, se vogliamo, o comunque più corposa, erano le sconfitte di Baroni. Questa è la vittoria di Baroni. Io mi permetto di aggiungere che anche la vittoria di Sebastiani, del presidente, che ha difeso, quando nessuno forse avrebbe difeso un altro allenatore, ha difeso Baroni. Luca? Per me non è la vittoria di Baroni, ma è la vittoria della squadra. È la vittoria di Baroni se consideriamo l'atteggiamento della squadra nei confronti del suo tecnico già a partire dalla partita di Brescia, nel senso che la squadra era con Baroni. Per questo sì, però poi in campo la squadra ha dimostrato di avere quelle qualità che noi sosteniamo da diversi mesi ci siano in quello spogliato. Quindi se da un lato è vero che Baroni ha trovato questa formula giusta, è anche vero che ci ha messo 3 mesi e io questo glielo rimproverò fin quanto non ci riporta, non dico tanto, ma almeno a ridosso dei playoff. Luciano Marrone? Sicuramente sono d'accordo con loro, perché Baroni, anche se ci ha messo 3 mesi per ingranare con la squadra, cioè, però noi abbiamo sempre detto che Baroni era un buon allenatore e la squadra è forte, quindi bisognava solo aspettare. Quindi dicevo che ho dato ragione al fatto che anche il presidente non ha mai messo in dubbio il nostro mister. Quale scintilla è scoccata? Perché è dovuto succedere qualcosa in positivo per vedere una squadra completamente trasformata. Sì, è vero, il modulo diverso, il 4-4-2, ma pensate che sia soltanto questione di moduli o è proprio l'atteggiamento? Perché ieri abbiamo visto una squadra con un furore diverso, con un'intensità diversa. Se mi permetti ti rispondo subito, non per togliere la parola agli altri, velocissimamente. Nel risponderti parto dal fatto che Luca Pennesi è un carissimo
amico però non perdona nemmeno se uno gli chiede scusa in ginocchio, riferendomi al fatto di Baroni. La scintilla che secondo me può essere scoppiata è quella che la squadra si è resa conto che l'allenatore stava facendo di tutto e stava ormai rischiando di perdere la panchina. Evidentemente è scoccata qualcosa all'interno e dei singoli giocatori e del gruppo, che hanno capito che se si perdeva a Brescia, Baroni, pur con tutte le difese di Sebastiani, sarebbe saltato, e quindi scatta qualcosa. Quando si parla, però non è facile trasformarsi in due gare da squadra che soffriva sotto tanti aspetti. Secondo me, mentre è facile ieri, perché scatta a livello come possiamo dire, inconscio, e anche a livello razionale, un maggiore impegno, una maggiore determinazione, quel qualcosa in più che è impalpabile, no? Perché l'impegno, tutti quanti parlano di condizione atletica, parentesi, mi sembra che è il caso di dire ormai che sul piano atletico questo Pescara non è che non ha nulla da invidiare sugli altri, va molto meglio degli altri, se è vero come è vero che il secondo tempo con il Frosinone gli altri andavano al ritmo del primo tempo e il Pescara ha accelerato, e a Brescia la stessa cosa. Quindi invece sul piano atletico i preparatori hanno lavorato bene. Mentali, di atteggiamento, di modulo, Edoardo. Ma Enrico, sono tutte le cose insieme, nessuno può adesso quantificare con precisione cosa nasce prima, l'uovo o la gallina, però è evidente che la squadra non è che quando ha perso perché i giocatori non si impegnavano, i giocatori erano semplicemente messi male in campo, forse non erano ancora ben preparati fisicamente. Faccio l'esempio di Pesoli, no? Sì. Pesoli è stata secondo me emblematica la prestazione, certo, di Pesoli ieri. Pesoli nelle prime partite in cui si era visto in campo era impresentabile, aveva fatto delle figuracce assurde, ci aveva fatto perdere delle partite incredibili, eccetera. Ieri Pesoli è stato un dominatore in difesa, non ne ha sbagliata una, di testa le ha prese tutte lui, oltre a sfiorare un gol bellissimo di oltre testa a fare un bellissimo gol, ma è stato eccezionale, stava fisicamente bene, allora quando stai fisicamente bene, quando stai inserito in una squadra che tiene il campo in maniera adeguata, quando diceva la vittoria di Baroni anche per questo, perché ha ricaricato un giocatore, lo ha visto bene in settimana, ieri l'ha rischiato. Sì, però ti voglio dire che magari Pesoli, se avesse giocato nella difesa che ha preso 5 gol in casa col Carpi, cioè se avesse giocato in quella formazione sbrillendata che ha preso 5 gol in casa col Carpi, probabilmente anche Pesoli avrebbe fatto brutta figura, come l'hanno fatto tutti gli altri. Cioè molto dipende anche da come la squadra sta in campo. I giocatori non è che le altre volte non si impegnavano, è che erano messi male. Forse quindi è solo un problema, un problema a livello tattico, di modulo. Cioè sono tante cose insieme, adesso ti ripeto, nessuno però non c'era quell'intensità, ora, non c'era il furore. Di quella determinazione, che sono gli stessi protagonisti, certo, che ne parlano, di quella determinazione in più, certo, di forza interiore, anche se vogliamo di lucidità mentale, di tranquillità. Loro sono dei professionisti, è chiaro che quando sono arrivati sull'orlo del baratro, nel baratro ci cadevano, sì, anche loro. Così tutte le squadre potrebbero salvare il proprio allenatore, esatto. Il Bari ieri poteva salvare, esatto, Mancio, non c'è riuscito, esatto, no? Esatto, invece il Bari continuava a giocare male e ha continuato a perdere. Il Pescara è cambiato. Il Pescara di Brescia e di ieri col Frosinone era un Pescara diverso da quello che ha perso col Carpi e col Vicenza. Non Paolo, è secondo squadra, te è un problema risolto ovviamente all'interno dello spogliatoio, ma come dice Edoardo, soltanto con questo modulo che più appartiene alle caratteristiche della squadra? Ma secondo me più che il modulo, la squadra adesso ha preso anche un po' di consapevolezza nelle proprie forze. Cioè, c'è più autostima? È cresciuta sicuramente, a questa squadra è mancata anche la prestazione giusta, nonostante un avvio per esempio assolutamente col Trapani, no? Ci sono state, sì, delle, il Trapani fu una gran partita. Il secondo tempo col Bologna è stato un secondo tempo davvero d'autore, quindi e lì forse l'allenatore ha pensato che continuando a giocare in quel modo potesse uscire dalla situazione. E allora quando Baroni dice non è questione di modulo, è un fatto lo di... fa per non rinnegare quanto è avvenuto in passato, allora, oppure cioè, ripristiniamo un po' la storia di questo campionato. Cioè lui è arrivato qui e gli è stato chiesto di giocare in un certo modo con un determinato modulo. Lui ha pensato di poterlo fare con questi giocatori, probabilmente strada facendo ha capito che la rosa molto ampia, perché il Pescara ha una rosa anche, che ha chiesto lui anche quantitativamente importante, questa rosa
probabilmente poi strada facendo ha capito che era più adatta per giocare in un modo piuttosto che in un altro. C'era qualche pressione interna che voleva che insomma giocasse. Però l'allenatore mette a rischio la sua panchina se non è convinto. Enrico, tu sai meglio di me che a Brescia lui si è isolato la settimana prima e ha deciso se devo essere esonerato questo lo faccio con le mie idee e quello allora è stato sbagliato prima ma certo ha sbagliato prima perché se non ci credeva lui ha provato a giocare perché alcune prestazioni dato ragione, no? Enrico, non ci dimentichiamo che Baroni ha impiegato se non sbaglio 5 o 6 partite per far giocare Melchiorri. Melchiorri è un fenomeno. Melchiorri è un giocatore che in Serie B non si sa come ci stia adesso di passaggio, ma è un fenomeno. E Melchiorri non giocava. Cioè lui ha impiegato proprio del tempo, no, a capire come deve mettere la squadra. Non aveva ancora Memusciai, adesso che torna Memusciai voglio sperare che finalmente Memusciai prenda il posto di Appel Pires, cioè che giochi davanti alla difesa. Io ho visto giochi al centro del centrocampo, io ho visto Memusciai con l'Albania in Francia, un dominatore. Ora lui ci ha messo tempo a conoscere i giocatori, a capire come li doveva far giocare. Adesso non fa niente, è andata così. Il campionato per fortuna è lungo e ti dà tempo per riparare. Io non guarderei più tanto al passato, nella speranza che Baroni abbia fatto tesoro dei suoi errori, perché gli errori ne ha commessi tantissimi. Non è che le critiche gli arrivavano perché era un perseguitato. Adesso che ha messo in campo la squadra come si deve a Brescia e in casa col Frosinone, tutti gliene diamo atto e gliene diamo merito. Luca, volevi aggiungere qualcosa? Baroni è un allenatore che ha anche il 4-3-3, lo sa fare. Qualsiasi allenatore professionista che alleni in Serie A, in Serie B, è capace di mettere in campo la squadra con tutti i moduli. Secondo me non ci credeva lui stesso intimamente e la squadra lo percepisce questa mancanza. Sì, però Luca, ci sono dei moduli più congeniali che conosci meglio. Li no? sai fare, poi cioè, un allenatore allora, che si laura a Corciano, non credo che sia capace di non, certo che di non dare moduli, delle direttive ad una squadra. No, però ci sta. Siamo in grado tutti di capire come ci si mette. Però Luca, una cosa è conoscere e una cosa è praticarlo. Cioè lui in effetti con il 4, no, ma non è un fatto di crederci. Lui probabilmente con una cosa è spiegare. C'erano dei Capello, è uno dei più grandi. Capello è un maestro del 4-4-2. Sacchi, che è stato forse il precursore del calcio cosiddetto moderno, tra virgolette, era un maestro del 4-4-2. Tu però quando pensi a Sacchi pensi al calcio totale, pensi al calcio e pensi al 4-3-3. In realtà Sacchi ha fatto il 4-4-2 sempre. Quello che ti volevo dire è che comunque se gli chiedi a Sacchi di fare il 4-3-3, poi non ci credi, lo sa fare, il problema è che non però, ci credeva. Ma non ottiene gli stessi... A Lanciano non all'inizio la fa. Luciano voleva inserirsi in questo discorso. Il 4-3-3. All'inizio, poi è passato al 3-5-2. Il mister, perché è arrivato quest'anno con una squadra tutta nuova, bisogna dargli il tempo di conoscere tutti i giocatori e come si muovono in campo. Praticamente ha rischiato di perdere... Abbiamo perso anche malamente con il Carpi, però lui ha dovuto provare il metodo. Si è dovuto pagare il dazio di questo rinnovamento generale della squadra. All'inizio la piazza vuole subito il risultato, però dobbiamo dargli tempo. Come diceva lui, dobbiamo dargli tempo. Non è partito perché campionato di Serie B è lungo, c'è tempo per. Ha eliminato il Coppa. Andiamo a sentire cosa ha detto Marco Baroni, le motivazioni che lo hanno spinto a fare questo modulo e soprattutto la gioia per aver ritrovato anche un ambiente caldo, perché lui alla vigilia aveva detto dobbiamo accendere il fuoco della tifoseria e ieri veramente si è riacceso il fuoco all'Adriatico. Francesco, andiamo a sentire Baroni. Mister, più che a Brescia oggi, questo assetto tattico, questo 4-4-2, ha fatto vedere che forse il Pescara ha trovato la quadra? In questo momento è l'atteggiamento dei ragazzi, lo spirito che questi ragazzi hanno in campo, no? Oggi
Mi è piaciuto molto anche lo striscione che hanno messo i ragazzi della curva, no? Vogliamo grinta, cuore, maglie sudate, questo deve essere per noi l'aspetto principale. Poi sicuramente il sistema di gioco in questo momento ci sta dando più compattezza, la squadra rimane più corta. I due mediani davanti alla linea difensiva ci permettono di essere sempre un pochettino più nelle distanze, più vicini. Più copertura centrale, insomma. Sì, no? Più copertura, ma anche proprio più solidità, più, certo. più copertura. Poi io credo che ci sono i presupposti per migliorare molto anche questo assetto di gioco e poter veramente fare un calcio anche sia dall'inizio, quando la squadra anche, spero con i risultati, possa prendere anche quella serenità e quella tranquillità, che magari faccio un esempio, i primi 10 minuti, giocatori come Politano così buttavano via il pallone, quando, ecco, questa è solo tensione, no? Perché poi Matteo è un ragazzo che ha delle qualità straordinarie, dopo ha preso fiducia e ha fatto una partita bellissima. Ecco, quello che mi è piaciuto, Baroni, oggi, a mio avviso, insomma, quello che ho visto io, il furore agonistico, mai come in questa giornata davvero delicata sotto tutti i punti di vista, anche per la situazione ambientale che insomma c'è a Pescara, non possiamo negare. Sì, sì, sta nascendo qualcosa di importante, no? Quando le squadre si formano, io torno a ripetere come ho detto prima ai microfoni di Sky, ma non è per cercare un alibi, questa è la squadra che ha cambiato più di tutte in categoria, e ci vuole un pochino di tempo, però adesso cominciamo a essere squadra e basta vedere che riusciamo a sopperire le assenze, chiunque entra dà una disponibilità straordinaria e questa è la cosa più importante. Con questi presupposti poi puoi costruire qualcosa di importante. Però siccome c'è molta differenza tra il Pescara visto oggi e quello visto in alcune precedenti partite, dove è scattata la molla, o meglio cosa è scattato? Ma no, io ho visto anche i segnali di Bari. A Bari ho cominciato a vedere una squadra, nonostante alcune, ripeto, alcune scelte che io avevo fatto, ma che erano solo in funzione di recuperare i giocatori, non in funzione, lo ripeto, perché io sono un allenatore che so che senza i giocatori non va da nessuna parte. Quindi oggi faccio un esempio, Pesoli ha fatto una partita straordinaria. Però non ha potuto godere fino in fondo questa vittoria, è andata sfortunata. Nel frattempo ci riprendiamo un giocatore rigenerato sia nelle gambe che nella testa, ha passato un momento non bello, lo sappiamo tutti, e quindi ora lui sta bene, è una forza importante per noi, ma lo stesso Appelt, lo stesso Dario Zuparic, che si è sacrificato in un ruolo non suo ma con una disponibilità straordinaria. Devo dire la verità, oggi devo veramente dire bravi, bravissimi ragazzi, perché al di là di tutto hanno voluto questa vittoria. Ne abbiamo cominciato a parlarne dopo Brescia, ma dopo Brescia vuol dire dopo pochi minuti che avevamo vinto a Brescia, quindi abbiamo creato veramente i presupposti per fare una vittoria importante. La famosa fiammella si sta trasformando in incendio? Ancora no, ci vuole tempo. Ci vuole un fuoco importante. Intanto ci accontentiamo di questo, ma noi vorremmo alimentarlo, perché il fuoco è qualcosa di straordinario nel calcio, alimenta tutto. Allora, per l'incendio bisogna ancora aspettare. Due cose importanti ha sottolineato Baroni. A Bari lui aveva già visto che qualcosa stava cambiando, anche se a Bari questa squadra non aveva giocato un bel catenaccio, no? Un bel catenaccio. Poi c'è stata la partita con lo Spezia, sfortunati in casa. Però a Bari, secondo voi, lì è scoccato qualcosa? Sei convinto anche sì, tu, Edoardo? Io sono d'accordo con lui su alcune cose che ha detto, questa in particolare, perché in effetti io sia a Bari che con lo Spezia ho visto una squadra che cominciava a rigenerarsi sul piano del carattere, della lotta, dell'unità di intenti. E potevamo, con un po' di un pizzico di fortuna in più, potevamo vincere a Bari e non perdere con lo Spezia. È evidente. Però che il modulo era ancora quello vecchio. Esatto, quindi infatti non sono affatto d'accordo con lui. E
mi dispiace quando dice Zuparic si è sacrificato in un ruolo non suo, perché mi dà la sensazione che sia stata una cosa provvisoria, che lui non abbia ancora capito bene invece che con il 4-4-2 davanti alla difesa, come vertice basso della difesa, un giocatore grintoso che protegge i due centrali come Zuparic è importantissimo. Secondo me ieri la chiave di volta della vittoria contro il Frosinone è stato proprio Zuparic, che a differenza di quando l'aveva messo in quel ruolo Marino, sì, perché non è la stessa cosa, aveva una difesa meno coperta, Marino fece un 3-4-3 che non, sì, aveva nessun senso. Dietro Zuparic c'erano Ćosić, Schiavi e Bocchetti, quindi erano tre centrali più Zuparic, erano un modo di giocare. Invece ieri Zuparic ha fatto un po', perdonatemi per il paragone, ha fatto un po' quello che fa De Rossi nella Roma con il 4-3-3 della Roma, dove De Rossi si trasforma in terzo difensore centrale in fase di non possesso ed è il vertice basso della squadra quando la squadra invece comincia ad attaccare. E Zuparic in quella posizione lì può essere preziosissimo. Non quindi so tu se lo riconfermeresti in zona io esatto, io riconfermerei. Debba tornare in difesa per la squalifica di Pesoli. Tornano Memusciai e torna Lazzari. Vabbè, poi parleremo di Modena. Quando Paolo Baroni dice sta nascendo qualcosa di importante. Sì, perché dopo due prestazioni così confortanti che fanno poi anche due risultati anche rotondi, no? Insomma, è chiaro che l'allenatore poi percepisce che qualcosa anche nello spogliatoio è cambiato, però qui va anche detto una volta per sempre che questo è un gruppo che non ha leader, cioè non ha grandi personalità, intendo. Questa però veniva valutata, questa situazione, se con mi una lasci, negatività fino a qualche settimana se fa. Se mi lasci completare, sì, il concetto. Volevo dire che non ha leader di quelli datati nell'accezione dell'uomo d'esperienza capace in qualche modo. Qui ci sono ragazzi che hanno straordinarie doti morali, che io ho la possibilità qualche volta di osservarli e mi rendo conto che hanno quella integrità morale, anche quella giovialità nei momenti difficili, so di alcuni scherzi, anche di alcuni di no, un ambiente, da di un ambiente, tutto vero quello che di un ambiente molto però, sereno e disteso. Noi abbiamo però, fatto una trasmissione dove alcuni allenatori sottolineavano allora, che questi io, erano dei io, difetti, allora, delle lacune per una rosa. Allora, io no, questo non lo condivido, quello che dicono alcuni allenatori che hanno anche un modo un po'. Ma questo è un mio modestissimo punto di vista. Io conosco, vedo questa rosa allenarsi, lavorare, vedo che ci sono dei valori morali in un gruppo sano. Ho informazioni anche da, insomma, di seconda mano, ma più che da procuratori, da addetti ai lavori su questi giocatori che hanno fatto altre esperienze. E tutti mi parlano di ragazzi, Maniero, faccio un esempio, che a cui molto spesso è stata tolta anche... Tra poco proprio concentreremo il discorso su Maniero. Se vogliamo la fascia di capitano, il ruolo, però so che dentro questo spogliatoio è stato sempre quello l'elemento aggregante. No, ma è verissimo. Ma così Melchiorre, così Pasquato, guarda, di Pasquato non si parla, no? Perché lo abbiamo scoperto un po' così, un po' per strada, però è un grande, ha grandi valori morali di aggregazione. Questi ragazzi hanno costituito veramente quest'anno un gruppo, come si dice con un'espressione trita però e abusata. Positività se arrivano i risultati. Cioè, esattamente, no? Ma questo vale pure se arrivano i risultati quando sano. Hai il leader d'esperienza. Certo, cioè questo certo. Vale pure per incontrare. Però il Luca leader, e poi Francesco. Nei momenti difficili il leader serve perché quello no, che ma si quando Baroni dice sta nascendo qualcosa di importante. Ma noi ce lo auguriamo. Pensi che ci sia, lo ci dice perché quelli. Vede che questa squadra ancora... grandi margini di miglioramento, certo, e quindi può fare veramente un campionato. Quattro mesi fa, quando si è chiuso il mercato, abbiamo detto che questa è una squadra forte. Cioè noi abbiamo vissuto tre mesi da incubo perché i risultati non ci sono stati, ma i valori tecnici di questa squadra sono innegabili. Gente come Pasquato, Melchiorre, Maniero, Memusciai, Bjarnason, Salamon e via dicendo, non si vedono in tutte le rose della serie, anzi in pochissime. Quindi è giusto che adesso si creda in quello che si fa grazie a questi due risultati, ma i valori sono sempre stati sottolineati da noi. Quindi i giudizi, i pareri possono cambiare così in fretta in due settimane, Francesco? A sentire gli allenatori, gli addetti ai lavori, sì. Io tante volte ne conosco abbastanza, ma anche qualche
carissimo amico tra gli allenatori e i giocatori e i direttori sportivi in giro per l'Italia. Io non condivido quello che dicono tutti questi personaggi, come spiegava Baroni, è una questione di determinazione, è una questione di impegno, di tranquillità, tutti questi valori, se vogliamo anche poco tangibili, e tutti danno la giusta importanza, ma minor importanza al tempo stesso al modulo tattico. Io mentre sono sempre convinto, e mi raggancio a quello che diceva prima Edoardo, io non voglio dire che il modulo è determinante, perché lo spartito è importante, però poi se non lo sai interpretare, se non sai suonare bene... Quindi sei d'accordo con bene, sull'atteggiamento? Sì. Sull'atteggiamento siamo d'accordo, però il modulo è importante perché... il modulo è importante come lo applichi. Ecco perché quando lui mi diceva qualunque allenatore in Italia, non tutti lo sanno fare, a parole il 4-3-3 non è mettere tre uomini lì davanti, io già mi sto caricando e mi incazzo per conto mio, perché se bastasse mettere uno, due, tre davanti è logico che lo fanno tutti, perché se poi mi parlate di numeri, allora come può essere che una squadra con il 4-4-2 che quindi eccolo, bravo, bravi in regia, che quindi ha due giocatori centrocampisti centrali, ha un centrocampo che protegge di più del 4-3-3 che ne ha tre? Vabbè, che c'è una fermati, ma non riusciamo a fare la poesia, ma riusciamo a parlare di calcio, amico mio, sì, poi riusciamo a parlare di tattica, se no prendiamo i foglietti e facciamo gli esami. Perché? No, perché è una questione di movimenti, è una questione di come, è una questione di come proteggono i tuoi esterni. Ma se tu hai un 4-3-3, come tanti che lo sanno applicare bene, che i due esterni davanti, ma lo stai spiegando a lui, vengono, Edoardo ce l'ha detto, sì, esatto, vengono dietro, tu hai cinque centrocampisti, vengono dietro e qui vengono va bene. Appena non si fa più poesia vi divertite, allora continuate a divertirvi, quindi, e il cano, quindi non ho più nulla da dire, sta po'. È una questione di come stanno in campo. È ovvio che è una questione di secco, è ovvio che è una questione di caratteristiche di giocatori. Se io c'ho e Bukele erano piccolo, ma è logico che ti faccio l'esempio con un giocatore, ma è ovvio che è una questione di caratteristiche di giocatori, ma è una questione Sandovini è una cosa, se gioco di Cecco sì, esatto, ma è ovvio, ma per quello ti ho detto che allora, a mio modesto avviso, ripeto, ho fatto la premessa, tanti allenatori, la prossima volta che mi dici che io interrompo gli altri, non li dichiamo pure te che ti voglio bene, è perché Luca, mi sembra di aver detto che il 90% degli allenatori dà molta importanza al gruppo, alla determinazione, all'impegno, alla tranquillità, a tutte queste belle cose, a tutta la poesia che poco fa ha fatto Paolo De Carlo, che in questo bravi, bravissimo, io ho detto infatti tu allenatori, io ho detto cose non tangibili, poi ci stanno anche quelli che poi giustamente danno importanza alla disposizione tattica. È ovvio, scusami e concludo, che i giocatori fanno la differenza secondo le caratteristiche, ma tu devi anche saperli guidare, perché se tu, e concludo con un esempio del Pescariolo, se tu fai un 4-3-3 e metti Lazzari uno dei tre davanti esterno a sinistra, ha un significato. Se io nel 4-3-3 metto Lazzari in mediana e su davanti metto un altro giocatore, ha un altro significato. Allora Luciano, non è che ci vuole molto. Tu a chi dai ragione, a Francesco o a Luca innanzitutto? Maniero, Maniero tutti quanti dicono che bravo, lui potrebbe fondare il club Maniero, lo so, bravo, sì, ma infatti lo ricordavi, andiamo a riprendere le registrazioni di questi ultimi due anni, quello che ho detto nei tempi nei quali a Maniero gli facevano le pernacchie della testa, non mi fa ingazzare, non mi fa cosa, che c'entra tutti, io vi ho detto riprendiamo le trasmissioni e andiamo a vedere che ho detto io negli ultimi due anni su Maniero, quando tutti o quasi facevano le pernacchie a Maniero, ci sono le registrazioni. Va bene, dai, allora quest'anno abbiamo scoperto quando Maniero stoppava la palla, adesso arriva faceva gol
Maniero ha una percentuale a 4 metri. Scusami. È normale che la tribuna fischi Maniero quando va per sopra la palla, gli sbatte sullo stingo, gli arriva a 3 metri. Maniero ha una percentuale realizzativa che ti dovete sciacquare la bocca. Quando fa numeri, Luca, non fare la poesia. Maniero ha una percentuale realizzativa. Ma dai, va bene. Se volete negare i 10.000 che hanno fischiato Maniero sono dei deficienti, diciamo questo. Ma non si può negare che Maniero abbia una sensibilità, che abbia dei piedi sensibilissimi. Questo no, cioè una tecnica di Lo dicono tutti gli allenatori, non lo dico io. Guarda, io ho sempre difeso Maniero perché lui è il vero centravanti e sa fare il suo mestiere. Adesso che qui mi si dica che non sa stoppare la palla, okay? No, ma ci sono state Maniero due mesi fa pesava 10 kg di più di quelle che pesa adesso. Però era in condizioni, faceva già gol. Stavamo dicendo di Maniero che quest'anno sta esplodendo perché a fianco a lui c'è Melchiorri. Questo Melchiorri sta giocando come Maradona il Napoli, praticamente è bravissimo, e quindi sta rivalutando, facendo giocare bene anche tutta la squadra. Secondo me il valore aggiunto è proprio questo Melchiorri, che ha dato una quadratura al gioco del Pescara, e il mister se n'è accorto e adesso ha trovato la giusta dimensione per fare giocare il Pescara questo campionato. Ha detto pure lui: abbiamo creato le basi per fare un buon campionato. Quindi 4-4-2, secondo me lui, il mister, non lo cambierà mai, perché c'ha lì davanti Melchiorri e Maniero che funzionano. Edoardo, sta nascendo qualcosa di importante, dice Bruno. Cosa ti fa pensare? Che è vero, sta nascendo cosa importante, perché adesso finalmente lui si è accorto di aver trovato la quadratura del cerchio. L'ho detto all'inizio, se tu riesci a utilizzare al meglio i giocatori che hai, perché quello che ha detto lui adesso è verissimo, nel senso che sia Maniero che Melchiorri si aiutano moltissimo uno con l'altro. Melchiorri è una seconda punta. Io mi ricordo all'inizio del campionato ho mio genero che è di Macerata e mi parlava sempre di questo Melchiorri e mi diceva: guarda che è un fenomeno che lui l'ha visto crescere, visto giocare a memoria. Ricordi una coppia di attaccanti così forte? Mi diceva sempre: guarda, che è una seconda punta. Se lui avesse un centravanti forte al centro, cui intorno al quale lui può svariare e poi attaccare la profondità, questo farà sfracelli. In effetti aveva ragione, perché Melchiorri ha bisogno di Maniero, e Maniero con Melchiorri vicino sta crescendo in maniera incredibile, in tranquillità, in sicurezza. Non sono soli là davanti, e quindi intorno a loro due e con un centrocampo più solido sta nascendo qualcosa di importante, anche perché stanno entrando in forma giocatori importanti come Salomon, come Pesoli, come Zuparic, che probabilmente anche per la loro stazza, per il loro fisico, hanno impiegato tempo ad entrare in forma. Adesso tutto lascia pensare che se Baroni continua su questa strada possa nascere qualcosa di importante. Dove possiamo arrivare? Ti rispondo io, Beghetto Cammarata. Beh, ma non ai livelli di Melchiorri e Maniero. Però insomma è una anche bella come fase realizzativa. Però Beghetto Cammarata, coppia... tanta roba. Sì. Mi fa pensare a Graziano e Pulici. No, del Pescara. Come fase realizzativa c'è ragione lui. Come fase realizzativa, consideriamo 15 gol in due, nelle prime 14 giornate. Difficile. Adesso in un momento di calma e lo sussurro, faglielo capire bene al caro Luca: Maniero ha una percentuale realizzativa che se andasse a vedere non me ne frega niente, che non stoppa bene, allora, bene la palla. Andrea, hai qualche notizia da darci subito, perché poi andremo in pubblicità, cominceremo a leggere i post su Forza Pescara e anche i messaggi che sono arrivati qui in redazione. Allora, il buon momento del Pescara evidentemente attira l'attenzione dei media, in particolare il sito Tutto Mercato Web ha due interviste, una al presidente Sebastiani che torna sulla questione allenatore e dice: vivo a Pescara, vedo il lavoro che viene fatto ogni settimana, la squadra è dalla sua parte, dalla parte di Baroni quindi, e segue quello che dice il tecnico, è inutile che cambi, mai avuto intenzione di farlo. E poi in basso, ancora un po' più in basso scendendo nell'intervista, siamo nuovi,
con 25 volti nuovi serve tempo rispetto a chi è collaudato. E sul mercato dice: serve equilibrio, gennaio è lontano, quando ci arriveremo ci penseremo, per adesso aspettiamo Bunozza, Brugman e Caprari, tre giocatori che completeranno ancora di più la nostra rosa. E poi c'è anche una intervista al difensore Grillo che sulle difficoltà iniziali dice: eravamo una squadra completamente rinnovata, sapevamo che ci sarebbe voluto del tempo affinché i risultati arrivassero, all'inizio ci confortavano le buone prestazioni sebbene il risultato stentasse ad arrivare, poi c'è stato un momento veramente duro, ma la società, il mister e tutta la squadra si è stretta e l'unione di intenti, il non quindi mollare ha mai confermato ha fatto un po' quello sì che è stato lavoro detto sul campo finora fosse ripagato dai risultati. A bene te. Andrea, allora andiamo in pubblicità, poi ripartiremo da forzapescara.com e leggeremo i messaggi e vedremo se ci sarà anche lo spazio per le telefonate, perché queste dichiarazioni di Sebastiani faranno anche discutere, avremo un motivo per parlare anche del prossimo mercato di gennaio, anche se ci sembra un po' prematuro proiettarci. Cosa? È squalificato il presidente, può rilasciare dichiarazioni? Sì, non può parlare ovviamente nel terreno federale dello stadio, non è che gli hanno messo il cerotto in bocca per un mese e non può rilasciare dichiarazioni. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia, di fronte al mare appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 21:46 minuti, entriamo dando la linea ad Andrea Costantini in regia. Andrea, che novità abbiamo? Questa sera non c'è il posto. Altre novità, intanto una riguarda un ex biancazzurro, il portiere del Pescara di Zeman, Luca Nania, che ha rescisso il contratto con il Catania, una scelta condivisa qualche settimana fa, grave infortunio per lui, la lesione del crociato del ginocchio sinistro sarebbe rimasto fuori per tanti mesi e quindi si è arrivati a questa scelta della risoluzione consensuale. E poi c'è l'ufficialità, Nicola è il nuovo tecnico del Bari, andiamo a vedere proprio sul sito ufficiale del Bari l'incarico fino al 30 giugno 2016, Davide Nicola sarà presentato domani alle 12:30 nella sala stampa del San Nicola di Bari. Abbiamo dei messaggi per Andrea Enrico. Scusami, adesso sì, ti do la linea, perché a proposito di infortuni c'è da registrare anche l'infortunio in casa Pescara con Boldor, che ha riportato uno stiramento del popliteo della gamba destra, quindi dovrà restare fermo Boldor dopo la convocazione in nazionale. Prego Andrea. Ok, andiamo con i messaggi insieme a Maurizio Dagui. Finalmente, è vero, finalmente, che goduria, ma non montiamoci la testa ora. Avanti. Ieri partitone, ma anche l'anno scorso la squadra esplose a fine novembre e fece un grande finale di girone. Poi però che fine abbiamo fatto? Non esaltiamoci troppo. Avanti. Ora abbiamo un'anima, così possiamo andare lontano. Baroni, non toccare i due davanti, questi ne fanno 40 in due. Antonio da Montesilvano. Avanti. Zuparic gioca meglio davanti alla difesa che come centrale difensivo. Non è meglio lasciarlo lì? Che ne dite? L'argomento è stato però già trattato, sì, se non sbaglio. Edoardo poco fa. Mi fa incazzare vedere la partita di ieri. Dovevamo toccare il fondo per iniziare a giocare così. Poi vediamo. Allora, possiamo fermarci qui, Andrea. Dopo ne leggiamo altri. Perché sul fatto che anche l'anno scorso ci fu quella grande rimonta con il filotto di Vittori, vedete delle analogie? Sì. Perché vederle non è positivo, visto inaugurante, bravo. Visto quanto è accaduto poi nel girone di ritorno, Edoardo, perché dici no? Non c'è nessuna analogia. Non ci sono analogie. Nessuna analogia, infatti ho cercato di dirlo prima, non è la stessa cosa. Zuparic, non parliamo anche di Zuparic, parliamo di filotto di Vittorie. Il tifoso si riferiva a questo. Sì, eh? Il filotto di Vittorie l'anno scorso è venuto prima di Natale, quando Marino cambiò l'assetto tattico perché si è ritrovato senza centrocampo, perché si erano infortunati sia Rizzo che Nielsen. L'unico centrocampo. Scusami, però non è che si vinsero 6 partite solo per Zuparic e si persero altre 7 perché Zuparic non giocò lì. Lo so che io sono fissato sul fatto che la strategia è più importante dei giocatori. Poi i giocatori sono importanti, ma la strategia che l'allenatore mette in campo è fondamentale. La squadra di Marino, prima di Natale, lo scorso anno, adottava un 3-4-3 con Zuparic davanti ai tre centrali ed era una formazione che un po' per bravura, un po' per forza, un po' per fortuna riuscì ad indovinare una serie di vittorie consecutive che ci riportarono in alto. Però io nella mia modestia, questo è vero, però dopo
le sconfitte poi, arrivarono poi anche con Zuber, esatto, in quella posizione. Volevo finire, quella formazione era comunque una formazione che non aveva futuro, perché quel modo di giocare non aveva senso, servito per un breve periodo, però poi era una squadra che non aveva gioco e non aveva centrocampo e quindi non aveva un futuro, e infatti si è sgonfiata nel girone di ritorno. Questa Krugman, c'era solo Brugman, il problema è Zuparic che in mezzo, Zuparic e Brugman, quella era una squadra che non aveva un gioco, non aveva una questa soluzione qui invece del Pescara che abbiamo visto di Frosinone è una squadra completamente diversa, perché è un 4-4-2 in cui Zuparic può fare benissimo il vertice basso, ma sono quattro centrocampisti e la linea difensiva è però a 4. Scusami, se sabato a Modena Zuparic torna nella fase difensiva, è un errore, è giusto che secondo me è un errore. Infatti io sto cercando di dire, poi chiaramente Baroni forse non ascolterà, farà di testa sua, rimetterà Zuparic centrale dietro e rimetterà Pelpires davanti alla difesa. Non gioca Memusciai, meno male che ritorna, meno male che torna Memusciai. Io ti sto dicendo che questa squadra, questa formazione, noi strada facendo la stiamo trovando, e può essere una formazione vincente che è completamente diversa da quella di Marino, che non aveva futuro. Questa invece è una squadra che ha cioè un lì futuro, c'era improvvisazione, esatto, vuol dire che questa volta invece esatto, c'è un evento modulo fortunato, che a ci siamo difesi in 6, perché là ci difendevamo in 6, lì avevamo 3 difensori centrali e a centrocampo avevamo Rossi, Zuparic e Balzano. Quindi avevamo 6 difensori, adesso invece no, perché noi Edoardo volevo finisco. Noi possiamo giocare con la linea 4 in difesa e a centrocampo possiamo mettere Memusciai, Lazzari e Politano, oltre un altro centrocampista in attesa che arrivi Brugman, e possiamo avere un centrocampo che costruisce tanto e abbiamo 2 punte lì davanti che nessuno riesce a marcare in Serie B. Quindi è una squadra che non è nemmeno lontana parente di quel 3-4-3. Analogie con lo scorso campionato, c'è la rimonta. Sembra difficile, esatto. Sono giocatori diversi, l'allenatore è diverso, sono diversi gli interpreti, il preparatore atletico, è tutto diverso, è impossibile, è come quando si vogliono fare i paragoni tra un grande attaccante di 30 anni fa e o di 20 anni fa un attaccante. Però è giusto quando di oggi. Il tifoso sostiene non montiamoci la testa. Bravi, i primi 2 messaggi sono stati bravi, i 2 tifosi che hanno dato i primi 2 messaggi, finalmente sono contento, sto godendo e tutto, però calma, certo. Sono 2 partite, insomma, ce ne stanno tante altre. È chiaro che non puoi subito esaltarti, però insomma è giusto anche se che non stiamo contenti stasera, quando cazzo è giusto che anche bene, tu veda la cosa con maggiore ottimismo, con più fiducia, quindi ritengo che insomma siano condivisibili. Luciano, dopo dobbiamo parlare del premio Magnero, di Radio California. Dopo ci dirai, certo, chi è stato premiato. Dopo attenzione, siccome a me poi mi piace stuzzicare su questo, perché mi piace parlare di calcio, non lo faccio in televisione perché non voglio passare per presuntuoso, perché tutti i difetti c'ho, ma non quelli di essere presuntuoso o di capire di calcio abbastanza. Ieri giocava a sinistra, mi sembra a centrocampo, uno che tutto è fuorché centrocampo. Infatti lì deve giocare Lazzari. Appunto, quindi Lazzari. Questa squadra va rivista con determinati giocatori, con è importante tutto quello che c'è stato in queste 2 partite, però va rivista con interpreti diversi, perché non è detto che, anche è vero che ieri hai travolto quella che era l'ex, una delle 2 prime in classifica, però deve vedere magari con un'altra squadra, perché tu ieri avevi Luca Zuparic difensore a centrocampo e Zampano, e ho concluso, difensore sulla fascia, insomma, no? Quando in tante altre partite, e qui dovrà essere bravo Baroni. Baroni dovrà essere bravo. Secondo me l'analogia era tra quest'anno e l'anno scorso, è che comunque anche quella squadra era con l'allenatore, perché mi ricordo che la vittoria di Reggio Calabria fu particolare. Però, e adesso il punto interrogativo importante è come gestirà i rientri dalle nazionali, perché non dimentichiamoci che sono arrivate 2 vittorie importanti, fondamentali, bellissime, con un uomo che è rimasto fuori, che era indicato come il salvatore della patria, perché Bjarnason era assente a Brescia, era assente ieri. Bjarnason purtroppo è tra le note dolenti, e credo che finora dovrà restare assente ancora per parecchie settimane. Allora, un piccolo spazio per le telefonate da casa, poi andiamo da Valerio De Carlis. Allora, pronto TV6? Pronto?
Ci hanno detto che c'erano le telefonate, altrimenti andiamo avanti da studio. Valerio De Carolis, allora. Sì, Enrico, scrivono, c'è anche una piccola domanda, però ti voglio raccontare una piccola curiosità sul nostro portale. Molti, sì. Ci sono anche le foto nella sezione foto del nostro sito, si sono giocati il 3-0 del Pescara, lo hanno fatto credendoci e ci sono anche riusciti, anche perché la quota era molto alta, era quotata a 30, quindi ci hanno creduto. C'è una domanda per lo studio, se vuoi te la leggo al volo, sì. Magari te la zoomo. Voi avete mai visto una squadra che ci ha dominato in casa e fuori? Se la risposta è no, allora ce la possiamo a fare almeno i playoff? Rispondiamo subito. Non ho capito la domanda. Voi chi ha messo sotto il Pescara dentro dominata. Questa ne abbiamo già parlato, mi sembra la scorsa puntata. Luciano, sì. Secondo te c'è stata una squadra che ha messo sotto il Pescara finora? Se no, beh, la partita con Carpi interno all'Adriatico, sì. È stato chiaro. Sono state e quello che con il Carpi probabilmente è stata l'unica. Il primo tempo col Bologna, quello che abbiamo detto lunedì scorso. Però scusa, il primo tempo col Bologna, il Pescara ha pagato due errori clamorosi, tiri dalla distanza. Poi però ha ribaltato tutto nel secondo tempo. Non posso dire che la prestazione peggiore è stata quella col Carpi. Col Bologna non è stata il primo tempo una prestazione disastrosa. Allora, andiamo alle telefonate? Bravo, un complimento. Valerio De Carolis. C'è anche la seconda domanda, sempre Enrico, e chiedono se ce la può fare questo Pescara a fare almeno i playoff. Ce l'ha sempre. Vabbè, se continua così, sì. Andiamo alle telefonate. Pronto così, TV6? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Pasquale dall'Aquila. Buonasera signor Pasquale, prego. Buonasera, grazie che mi fate intervenire e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Pronto? L'ascoltiamo Pasquale. Ok, io ho fatto una riflessione, volevo fare una riflessione. Ieri sono stato allo stadio e la domanda che mi pongo è questa, cioè il Frosinone come fa a avere 12 in questo caso 9 punti più del Pescara? La responsabilità di chi è? Dico anche un'altra cosa, la formazione di ieri, visto gli assenti, no? Tra infortuni, tra giocatori convocati in nazionale, è venuta per consapevolezza o per caso? Paolo De Carolis. Grazie Pasquale, questo, grazie. Ho fatto due domande abbastanza provocatorie. Allora, la prima ha chiesto come mai il Frosinone avesse così tanti punti più del Pescara e visto come è andato a finire il match, qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità. Però il calcio è fatto, come nella vita, anche di episodi fortunati e sfortunati. Abbiamo citato prima la partita col Bologna, il Pescara non meritava, altre occasioni col Trapani, voglio dire, non ritengo, insomma, poi... Molto certo, semplicistico, perché il Frosinone ci sono, fino adesso è stato più bravo e ha avuto meno problemi. Poi io credo invece che la scelta sia stata assolutamente voluta dall'allenatore di mettere in campo la squadra alla luce anche delle tante defezioni che c'erano, la scelta, anche perché ci ha lavorato su questa formazione onestamente Baroni, quindi molto molto voluta. Allora Pippo Maniero, no sì. Luciano, torno da te perché sei un grande stimatore da tempo. Lui si ispira a Maniero quando gioca. È stato premiato questa sera da Radio California con il concorso che stiamo realizzando da diverse settimane. Possiamo subito vedere la pagina di California. Ieri erano stati scelti. Intanto com'è nata questa idea? Beh, sapevamo di avere una squadra forte in redazione, tu lo sai, sì. Con Luca, con Paolo. Abbiamo sempre creduto a questo Pescara del mister che viene premiato ogni settimana il miglior biancazzurro, no? Sì, e allora abbiamo pensato insieme in collaborazione con Sarnioro di dare un premio a chi, al giocatore che ogni domenica, ogni partita dà il massimo per far vincere il Pescara, cercare di far vincere il Pescara. E l'abbiamo chiamato Premio California e gli daremo un premio simbolico. Siete d'accordo che Maniero è stato il migliore ieri, perché i tre erano stati Melchiorri, Pesoli e Maniero. E spieghiamo poi come i funziona, però, perché spiegalo Paolo, spiegalo. Il premio funziona in questo modo, che i tifosi sul portale di Forza Pescara indicano prima
il migliore giocatore, poi una giuria tecnica composta appunto dai giornalisti che si alternano nella redazione di Radio California, individuano praticamente il vincitore. Quindi è a metà tra la giuria popolare e una giuria tecnica. È giusto premiare Maniero? Per me sì. Per te, Edoardo? Ma se, allora io penso che se uno deve giudicare il Pescara, non vorrei passare per fanatico, Melchiori dovrebbe essere fuori concorso. Melchiori dovrebbe essere fuori concorso, perché nessun giocatore del Pescara, nessun giocatore di Serie B probabilmente oggi potrebbe competere con Melchiori, quindi Melchiori è sempre il migliore. Dovrebbe essere premiato sempre lui, perché poi alle spalle di Melchiori ieri sono stati bravi in tanti. Pesoli ieri è stato bravissimo, Salomon la stessa cosa, Zuparic uguale, ma Politano nel secondo tempo quindi è stato fantastico. Quindi tu chi avresti premiato ieri? Dietro Melchiorri? Io ieri avrei premiato Pesoli. Cioè, ho detto tanto male nelle prime partite che infatti, ieri mi sembrava eccezionale. Pesoli era uno dei tre candidati a questo premio California, insieme a Melchiorri e Maniero. Troppo scontato dire Melchiorri, indubbiamente Maniero ha giocato bene anche Pesoli, anche se c'è stata quell'espulsione alla fine, sono livelli talmente vicini che la dimostrazione è che quelli che seguono forzapescara.com sul portale avevano indicato Maniero, Pesoli e poi chi è che avete detto il terzo? È Melchiorri. Vedi Enrico, quando la squadra gioca bene è difficile, prendono tutti i voti alti, certo. Quando la squadra frana giocano male tutti, questa è la dimostrazione di quello che vado sempre dicendo io, nel senso che non è una questione, un gioco individuale, è sempre un gioco di squadra, quindi qualcuno può emergere di più, qualcuno può giocare una partita migliore, qualcuno peggiore, ma fondamentalmente quando la squadra è messa bene in campo, corre, vince, domina la partita, fanno bella figura tutti. Luca, tu che avresti premiato? Sì, ieri Maniero, al di là della grande prestazione, quel numero che quando ha chiamato al grande intervento Pigliacelli è stato straordinario, ieri Pippo. Allora, torniamo da Andrea Costantini per qualche altro messaggio. Andrea? Possiamo vedere i messaggi, prego Maurizio. Sì, perfetto. Baro, non vogliamo più vedere il 4-3, lascialo al Galo o a Zeman, tu vai avanti così. E poi ancora, ieri ci hanno meritato ma ci devono meritare sempre, questa cattiveria sempre, non una partita sì e 10 no, potremmo spaccare il mondo. Avanti. De Blasio prima deve chiedere scusa e poi può parlare della vittoria del Pescara, fino a 8 giorni fa era tutto sbagliato, Sandro Palmitesta. Ma scusa, avanti. Per cosa? Scusa perché criticavo Baroni quando metteva in campo una squadra completamente sbagliata. Cosa devo chiedere scusa? Io si cerco è firmato di essere... Sandro Palmitesta, se Sandro... vuole può anche chiarire in diretta. No, Sandro Palmitesta, io non è che vengo qui in televisione a dire bene o male in maniera prevenuta. Quando Baroni metteva in campo una squadra completamente sbagliata, io modestamente, visto che vengo chiamato qui in televisione per cercare di dare un parere, non potevo che mettere in risalto i suoi errori. Adesso che finalmente ha iniziato a mettere la squadra in campo in maniera corretta, in maniera funzionale, in maniera utile rispetto ai giocatori che ha, non posso che dire adesso la squadra gioca bene, finalmente. Non credo che fossi soltanto io a criticare quelle prestazioni. Se vogliamo, questo è un pensiero personale, ho apprezzato molto come Baroni abbia accettato tutte le critiche, perché Baroni non ha mai fatto polemica, ha sempre difeso la squadra. Si è presentato dopo il 5-0. Ci ha sempre messo la faccia dicendo anche la colpa è mia verso i tifosi, quindi non è facile trovare un allenatore che si prende tutte le responsabilità, è stato molto leale e quindi gli va riconosciuta, soprattutto gli va riconosciuto questo atteggiamento molto molto professionale. Prego Andrea. Ce ne sono altri Enrico. Sì. Complimenti per la trasmissione, non ci stancheremo mai di ribadire l'alta qualità, la professionalità del conduttore con Rocchi, l'emittente ha acquistato molta qualità. Avanti. Però, sembra di parte. Vabbè. Appiccem su fuoco, scrive sempre questa tifoso. Questa è una bella frase, vero Luciano? Appiccem su fuoco in modo che... Gli arrosticini. Ancora.
Ecco che sta arrivando l'altro messaggio. Si è bloccato. Buonasera, buonasera, saluti a tutti gli ospiti in studio. Volevo dire che dopo tante critiche, anche giuste, bisogna dare atto al mister e alla società che lo ha sempre difeso, che forse hanno fatto la cosa giusta. Sempre Forza Pescara e grande Pippo Magnero, che è un capitano che merita rispetto, Pasquale Rigante. Allora, merita la fascia di capitano Pippo Magnero, perché anche questa fascia che girava. Ecco, Enrico, un attimo. Sì, no, leggiamo anche quest'ultimo messaggio. L'anno scorso la rosa era risicata ed era normale accusare il calo nel girone di ritorno, scrive Peppe di Letto Manoppello. D'accordo, allora. Poi torniamo anche su questo messaggio. Questa fascia di capitano. Sì, che però gira... Pippo Magnero deve giocare e essere con la fascia. Beh, ieri era capitano, quindi speriamo che mister tu dici Baroni deve giocare, quindi lo faccia essere giocare capitano sempre, perché quest'anno ancora lo fa giocare tutte le partite titolari. Beh, però pensiamo che Baroni adesso abbia deciso abbia di presentare questa cosa. Adesso speriamo che non si fanno ammonire a Modena. No, sono diffidati tutti e due, Melchiorri e Maniero. Contro il Lanciano noi abbiamo bisogno di Maniero e Melchiorri, quindi basta a Modena che non si facessero ammonire. Basta un pizzico di intelligenza, cioè da attaccante per non farsi ammonire. Il difensore è più facile, deve intervenire prima l'attaccante. Ma ieri, cioè, per esempio, Maniero ha preso una ammonizione stupida, però lì l'arbitro è stato molto severo, se vogliamo dirla tutta. Perché all'inizio. Però stavamo proprio all'inizio, non è che dopo il fischio non devi calciare, ma le regole sono le regole. Però posso dire una cosa. Per quello due, per Paolo, l'attaccante, forse basta a Baroni per evitare l'ammonizione. Che non sono stato mai, lui lo sa, non sono stato mai un suo detrattore, ho sempre detto che qualità ne aveva e prima o poi l'avrebbe tirate fuori qui. Però gli attribuisco la colpa di non aver individuato davvero un leader di questo gruppo. Il fatto di aver dato a più persone diverse, Guana compreso, la fascia di capitano, mi ha fatto un po' pensare in quel periodo che forse lui nel gruppo non aveva ben individuato. Paolo, ne conosci tantissime anche tu di allenatori. Fatti domani una mezz'oretta, due o tre telefonate, domani mattina, sul presso, vedrai che tutti ti dicono: ma il leader mica lo individuo, lo sceglie l'allenatore. Il leader nasce a livello spontaneo. Aspetta, cioè, fascia di capitano è un'altra cosa. No, io stavo dicendo, io posso dare la fascia di capitano. Lotta si dice in termine tecnico. Però lotta, il leader, cioè, tu hai dato a Maniero all'inizio la fascia di capitano e il ruolo da titolare, e poi gli hai tolto il ruolo da titolare a fascia di capitano. Questo, sì, in una, questo è un aspetto. Di sì, aspetta. Bassa, però il leader, di gruppo, il leader non funziona. Il leader, molto. Uno nasce a livello spontaneo. Volevo dire questo. Due, il leader deve essere, se vogliamo, quasi eletto dal gruppo, ossia è il gruppo che deve riconoscersi e riconoscere il leader. Questo non lo dice comunque, Francesco, ragazzi, Francesco lo dicono gli allenatori e i giocatori. Posso dire una cosa sola? Non ci dimentichiamo una cosa, che se si giocasse il 4-3-3, Maniero non potrebbe giocare. Cioè Maniero sta giocando adesso, cioè, con l'esplosione di Melchiorri, e come fa a giocare al posto di Melchiorri? Giocare, allora, avendo Melchiorri che è un fuoriclasse assoluto, tu oggi, se non fai, sì, 4-4-2, gioca Maniero. Maniero non avrebbe posto in questa Luca, squadra. Luca, capitano, Maniero? È difficile, anche perché credo che Conti alla mano, giocatori con più presenze non ce ne siano, quindi. Le diamo a Maniero, ma se l'hai merito. Assolutamente. Sembra che io ce l'ho con Maniero. A me Maniero sta anche simpatico, che è un ragazzo semplice, però Maniero è stato messo fuori squadra, ha perso la maniera titolare e lo ha scelto Baroni. Cioè, non sono stato io a dire che Maniero all'inizio stagione stava giocando male. All'inizio stava giocando male, adesso sta entrato in una condizione. È normale, no? Giocava il 4-3-3. Luciano, Luca dice all'inizio stava giocando male Maniero. Come faceva a giocare Maniero? Vabbè, ma all'inizio ha giocato male tutta la squadra, non soltanto Maniero. Oh, però adesso, qualche golletto faceva lo stesso. La fascia da capitano, volevo rispondere al fatto se lo merita o no. Lo merita sì, anche perché lui è il veterano della squadra rispetto agli altri. Beh, sì, quello che ha più presenza. Sta da più anni col Pescara. Io a Maniero lo ammiro, perché l'anno scorso era l'unico che faceva gol. Ti garantisce bravi. E quello che prende la palla va sul dischetto. Guardi chi se mi fa venire parlare. Ma tu mi dà la Madonna. Poi dici che interrompo io. Bravo, da quale pulpito sì? Perché il concetto lo so. Era solo per dirti. Poi è arrivato qualcuno e di colpo lo miro. L'anno scorso c'era
messo da parte Maniero, poi ha rigiocato e ha ricontrollato altre gol. Nel periodo nel quale solo Maniero faceva gol. No, prende la palla, si mette la palla, io batto io il rigore nel momento allora, più difficile. Bravo. Non lo conosco, gli voglio bene a Maniero. Sbaglia raramente. Pubblicità e poi entreremo negli ultimi 20 minuti e parleremo anche della partita di Modena. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno.
Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22 e 16 minuti, quindi ultimo quarto d'ora di trasmissione. Ci hanno detto in regia che c'è una telefonata. Chi è in linea? Pronto TV6? Pronto, buonasera, sono Nella. Nella Grossi. A tutti gli amici. Presentessa del Club Donne Biancazzurre, per chi non lo sapesse ancora. Prego, sì. Nella. Ecco, io volevo dire che la fascia di capitano sta benissimo, sta benissimo dove sta adesso. A Pippo Maniero. Su Maniero, perché praticamente lui lo merita sia come anzianità, sia come professionalità, come serietà, perché ragazzi non è semplice entrare dalla panchina e fare certe prestazioni come ha fatto a Brescia e soprattutto tirare quel rigore così importante che era quello che ci dava la vittoria, cioè al fiuto della rete. Pertanto questo è il pensiero mio e di tutte le donne biancazzurre, diciamo a Maniero la fascia da capitano. Beh, lo dite anche perché è un bel ragazzo, no? No, questo a me non interessa. Maniero può essere mio figlio, addirittura mio nipote. No, ma scherzo, scherzo. Quasi mio nipote, pertanto un bel ragazzo è un'altra dote che guardano gli altri, noi le altre, diciamo, se lo riferiamo alle donne, ma noi la guardiamo soprattutto sull'impegno che lui mette, sul fiuto della rete che ha e soprattutto quella parte, insomma, diciamo che adesso è diventato un pescarese adottato. Quindi sei d'accordo, Nella, che sta nascendo qualcosa di importante, come dice Baroni? Sì, molto importante, sta nascendo una cosa importante, anzi prego tutti, noi sabato saremo a Modena, faremo un pullman, pertanto chi vuol venire può venire con noi, perché bisogna sostenere la squadra, l'abbiamo detto pure per Bari e così, non adesso che si sta riprendendo. Quindi lo completiamo questo pullman per Modena. È un patrimonio della città di Pescara e dobbiamo difenderla in tutti i modi. Va bene, Nella, grazie. Grazie, grazie a voi e buona serata a grazie. Tutti. Un abbraccio a tutti. Luciano, allora su Maniero. Hai visto, è una donna di calcio che ha visto che a Maniero la fascia da capitano. C'è sta un problema, bene, però. Sta bene. Maniero è in scadenza di contratto. Beh, per questo sì, volevo dire che non preoccuparsi, che perché se il Pescara non gli rinnova il contratto, glielo facciamo noi. Glielo faccio io alla Radio California. California. Sta con noi e poi viene a giocare a calcetto con noi magari. Edoardo, no, può ma essere un scherzi, problema, cioè, per il giocatore, secondo me è un errore non rinnovare il contratto. Non ci sta pensando e gioca mentalmente libero. No, non solo non è un problema, ma addirittura secondo me è un modo per giocare ancora meglio, nel senso che lui può dimostrare alla società di meritare un rinnovo del contratto soltanto giocando bene, stando in campo. Ripeto, il problema di Pippo Maniero oggi è solamente quello di avere il posto di squadra, e per avere il posto di squadra il Pescara deve giocare con due punte, deve giocare il 4-4-2, perché con Melchiorri lui altrimenti non avrebbe posto, perché Melchiorri non può andare a giocare all'ala. Invece lui e Melchiorri, un po' come Tevez e Llorente per intenderci, si integrano perfettamente, e lui è la torre che fa la sponda per Melchiorri si inserisce, è una coppia, per poter giocare in Maniero bisogna giocare con questo assetto tattico qui. E a quel punto chiaramente il capitano. A Maniero, Paolo. Come, scusa? Rifaresti il contratto a Maniero? Sì, e credo che nell'ultimo mese girava un po' nell'aria questa voce di un Maniero un po', diciamo così, poco. A dire la verità, lui non fece una bella dichiarazione all'inizio di stagione. Io questo ti volevo dire, volevo arrivare proprio qui. Girava nell'aria questa voce, lui era piuttosto, diciamo, rattristato dell'indifferenza dei dirigenti rispetto alla sua posizione. Se la deve meritare sul campo, no? Se la deve meritare sul campo. Il problema è che in scadenza giugno, esattamente, c'è la finestra, quindi bisognerà fare attenzione se il Pescara vorrà. Il contratto glielo devi rinnovare prima di Natale. E infatti lui aveva fatto una dichiarazione proprio un mese fa in cui si lamentava dell'indifferenza ricevuta. Perché ci sta? Risponde sul campo con i fatti. Meglio di così, Luca, il presidente è così, ha risposto. Luca, se continua a giocare così, è giusto che si diventerà un patrimonio per il Valerio.
Eccoci. Cosa abbiamo dal portale Forza? Mi piace perché Valerio, io all'improvviso lo chiamo, perché lui sta sempre sul pezzo. Sul pezzo. No, si chiede continuità al Pescara, si chiede continuità nel risultato di Modena. Modena per i tre punti, mentalità vincente, noi del 1936. Poi Melchiorri e Maniero sono i due più nominati sul sito. Si parla anche, non so se può interessare, di Quintero, no? Dell'ex del Pescara, attuale giocatore del Porto, è stato valutato 40 milioni di euro, interessamento della Juve, molti si domandano perché, queste un po' sono le voci sul sito. E poi ovviamente hai risposto tu, perché molti si chiedevano del derby, e in più c'è una battuta simpatica, perché dicono molti, è un coro unanime, dicono che da quando il presidente Sebastiani è stato inibito abbiamo portato la vittoria, si chiedono di farlo restare in tribuna. Va bene, sono quelli che gioiscono sempre per gli aspetti negativi, che circondano il Pescara. Andrea, prima tu ci hai dato una notizia, adesso in pochi minuti ci proietteremo anche verso Modena, su questo annuncio di Marco Giampaolo alla Cremonese, una notizia che fa un po' scalpore, perché Giampaolo è stato nel mirino del Pescara, allenatore che ha guidato squadre di Serie A fino a due anni fa. Paolo, come la leggi questa decisione di Giampaolo di accettare la Lega Pro? Io ho parlato con lui la settimana, e lui mi ha sempre detto che non può certamente pensare di puntare in alto, sa che deve riconquistare posizioni facendo un lavoro anche insomma da categorie più basse. Marco è un grande lavoratore, secondo me è uno dei tecnici più bravi, grande umiltà, grande competenza. Si rimette in gioco. A Cremone è una piazza comunque di tradizioni, anche se al momento credo che sia terzultimo in classifica, la Cremonese. Probabilmente però, se lo conosco un po', credo che abbia chiesto un progetto importante. Quindi un progetto su larga scala. Mi sorprende questa decisione di Giampaolo di scendere in Lega Pro, Edoardo, all'esterno ovviamente. Beh, un pochino sì, insomma, chi poteva prevedere una cosa del genere? Giampaolo è un allenatore prestigioso di categorie, però evidentemente lui avrà... Ricordiamo che solo 5 anni fa stava per firmare con la Juventus. Appunto, voglio dire, però probabilmente lui avrà visto nella Cremonese una società in grado di programmare il futuro e vuole ricominciare da capo. Anche Zeman ha fatto la stessa cosa, è ripartito dalla Serie C. Quindi un segno dopo di umiltà. In Serie A con la Roma, con la Lazio. Gli auguriamo tutto il bene possibile. Luca e Francesco? Io sì, a prescindere, io gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché è un ragazzo straordinario. Mi lascia un po' di amarezza, secondo me, sottolinea anche le mie piedi, molti club di Serie B che non lo hanno voluto o preso in situazioni del genere. Certo, vedere lui è un allenatore da amatori, si può paragonare un po' al discorso di Zeman, perché anche Giampaolo è un elemento un po' particolare. Non riesco a essere una di quelle rare volte che non riesco a essere obiettivo. Esatto, obiettivo e sereno, perché è un ragazzo che conosco da tantissimi anni, gli voglio bene, è un carissimo amico, gli auguro di fare bene. E intanto, sicuramente, come diceva Paolo, Edoardo, uno di due, e evidentemente è stato presentato un programma un po' diverso da tanti altri programmi per accettare la Serie C, con l'aggiunta che forse ormai era stanco di stare senza allenare, perché lui ama il campo come magari tutti però gli allenatori. Non crediamo che abbia accettato no, appunto, per tornare... infatti per quello ti ho detto, evidentemente come il primo aspetto, gli devono aver prospettato un programma, perché tra l'altro la Cremonese è in una posizione un po' particolare, mi dicono che aveva costruito una squadra per provare a salire, quindi forse ha toccato con mano che ci sono le basi per poter lavorare bene in tranquillità. Allora Andrea, abbiamo concluso con i messaggi. Allora, ne sono arrivati in extremis altri 3 simpatici, di Francesco number one. Eccolo e poi qua. Ce n'è un altro, Eusebio, al contrario, di Francesco in d'agetà. E poi ultimo, in verità lì qualcuno ha in passato criticato Maniero giudicandolo non all'altezza, un opinionista quando toppa dovrebbe fare autocritica. Ecco, adesso buttiamo la monetina, perché dovremmo scoprire a chi, tu non c'eri, Luciano, quindi sicuramente non è il mio caso. Può essere, tu dici che sono io, che problema sono più io, sono quello Luca, ma penso di sì che si riferisse a me.
Ma io ho criticato Maniero quando Maniero non giocava bene, quindi lo ribadisco. Quando è stato messo fuori in panchina, in tribuna, non ce l'ho messo io. Allora, quindi si va a Modena, Edoardo. Si va a Modena, non ci sarà Pesoli, giocatore che abbiamo criticato ritrovato, tantissimo. Ritrovato. Anche lui. E abbiamo ritrovato veramente un difensore all'altezza. Certo. Non ci sarà, quindi secondo te cosa farà Baroni? Allora, molto secondo me dipende innanzitutto dalle condizioni di Čosić, perché sì, se l'allenatore vede Čosić fuori condizione, fuori di testa, eccetera, eccetera, sarà costretto a riportare Zuparic al centro della difesa. E questo mi dispiacerebbe un po'. Sinceramente io vorrei tanto vedere una continuità rispetto alla formazione di Frosinone, e quindi se Čosić fosse in condizione di sostituire adeguatamente Pesoli, mi piacerebbe vedere Čosić vicino a Salomon, Zuparic confermato nella posizione in cui sta, con Lazzari e Memusciai al posto di Zampano e di Appel Pires. Appel Pires, questo non ti è piaciuto ieri? Appel Pires non mi piace mai, sinceramente, nel senso che per me è un giocatore di una lentezza esasperante. Ha fatto la sua figura nel secondo tempo, come tutta la squadra, quando la squadra giocava talmente bene che anche lui alla fine ma forse ha dato anche lui il contributo, no? Bah, sì, forse, non lo so, non l'ho visto, non lo riesco a vedere molto. Ieri non ha brillato, ma non si può nemmeno dire che ha giocato male. No, ma infatti voglio dire, secondo me ha dato un contributo più che sufficiente, come devo dire. Vabbè, allora, Memusciai e Lazzari, oh no. Allora, anche Zampano ha dato il suo contributo, però penso che Zampano Lazzari, ieri tatticamente ha fatto una partita, per carità, su buoni perfetto livelli. Allora, sto dicendo semplicemente che secondo me Memusciai e Lazzari sono superiori, possono essere superiori a Appel Pires e Zampano, mantenendo lo stesso assetto che abbiamo visto ieri. Questo sempre che si possa mantenere Zuparic in quella posizione, altrimenti è inevitabile che Zuparic tornerà dietro, che Memusciai giocherà al posto di Zuparic. Questi sono problemi che risolverà però, come atteggiamento invece, che partita. Ma l'atteggiamento è uno, non è che si gioca, il Pescara non può giocare né in maniera spregiudicata buttandosi avanti rischiando di prendere gol in contropiede, né può giocare per lo 0-0, cioè deve giocare in una partita accorta, intelligente, ma non rinunciataria, cioè contrattaccando sempre degli spazi che magari il Modena ha. Questa è la caratteristica delle squadre di Baroni. Si sta rivedendo la squadra di Baroni. Ecco, sì. Coperta ma non rinunciata. Cioè, no? Mi stuzzica l'idea che, come diceva lui, Zuparic lasciato a centrocampo rientra Memusciai e Lazzari è il perno su cui gioca la mediana di Baroni. Ma stiamo scherzando? Sì, no, ma io non ha mai, anche perché non ha alternativa. Allora, cioè, siccome tutti qua si mettono poi l'abito da professore di tattica, io non lo sono, però vado a vedere, parlo con l'allenatore, quindi mi faccio un'idea. Capisco parlando con lui che il cuore di tutta la manovra del Pescara di quest'anno passa attraverso adesso, che ci piace che sia veloce, che sia... Si fa le sue formazioni. L'azione, il Pescara, tutte le azioni del Pescara passano comunque dai piedi di Appel. Questo piaccia o non piaccia. Poi sulla rapidità, sulla velocità, il gioco nasce da lì. Basta vedere. Fatto d'accordo. Ma no, ma non Memusciai, Scusa, Baroni, non gli perdonerò mai. Ma tu puoi perdonare tutto quello che vuoi. C'è solamente un discorso che è incontrovertibile. Basta rivedere le azioni del Pescara, come nasce l'azione del Pescara, e vede che tutte le azioni passano attraverso i piedi di Appel. Mo che lo fa, questa è una scelta. Ma io non lo vedo mai. Sì, ma tu non lo distingui in campo, probabilmente. Forse mi sfugge. Però Appel è il cuore della manovra pescarese. Ho visto Memusciai essere il cuore. Ma Memusciai non ha giocato due partite. Ma lo dovrai vederlo. No, l'ho visto già in Francia con l'Albania. Ma stiamo parlando del Pescara o dell'Albania? Facciamo a capirci. Hai visto l'Albania o hai visto il Pescara? Ho visto Memusciai. Se hai visto l'Albania, allora, a parte che ha fatto il mezzo sinistro, quindi anche qui non è vero. Ha fatto il mezzo sinistro, forse in televisione non si vedeva bene, ma ha fatto il mezzo sinistro. Ma a parte questo, il Pescara dall'inizio, dalla prima, da quando si è fatto male Brugman, gioca, costruisce la manovra attraverso i piedi di Appel. E questo è il problema del Pescara. Vabbè, però le ultime due partite allo stesso modo ha fatto 6 punti. Non sono d'accordo. Vabbè, ma i punti sono 6. Come atteggiamento, Luca, in Modena? Ma la squadra deve essere quella di ieri, compatta, decisa, pronta a sfruttare le qualità dei due là davanti.
quello che fa Baroni si fare questo. Baroni si copre, non prende gol e poi l'anno scorso trova le punizioni di Mammarella. Molta intensità, molto fuori, e questo è Baroni. Se ci aspettiamo Italia sovrapposizione, calci piazzati, calci da fermo, non sono stati mai sfruttati, era anche una caratteristica della squadra. Vabbè, di a Lanciano è una caratteristica perché c'è un ragazzo che ha un piede straordinario, quindi Mammarella mette 2-0, va bene. Sì, cosa? L'allenatore del Modena è sempre quello 2-0. Mi basta, non c'è più Babacaro. Mi basta 2-0. Però il Modena non ha giocato ieri, quindi la partita è stata rinviata con Lentella, ha riposato di più. Tu andrai in diciamo non ci dobbiamo montare la testa, come diceva prima l'ascoltatore. Subito 2-0. Perché abbiamo vinto queste due partite, possiamo vincere tutte le altre subito. Basta pure 1-0, Francesco, non fare sempre. Penso è meglio che giochi bene. Ecco, l'importante è che giochi nella maniera in cui abbiamo giocato ieri e vinto la partita. Poi il calcio è fatto anche di occasioni, anche di fortuna e di episodi, quindi bisogna andare a Modena fiduciosi e usare la stessa grinta che c'ha Maniero. Questa la grinta, tutta questa voglia, ogni tutta questa voglia Maniero, che c'ha lui, una volta dovrebbe, sola si può dovrebbe contagiare gli altri 10 attorno a lui. Valerio, vuoi chiudere con il portale forzapescara.com? È uscito qualcosa? Ma Enrico è sempre il solito canovaccio, cioè ti chiede la prestazione di Modena, è il più importante punto per i tifosi, per vedere se questo Pescara veramente vuole, certo, vuole continuare a vincere. Per quanto riguarda si sono un po' addormentati i nostri come tifosi, sono nel addormentati? Nel senso che non stanno addormentare noi? No, assolutamente no, anche perché ci hanno scritto veramente in tanti questa sera, quindi li ringraziamo tutti. Grazie Valerio. Andrea, grazie Costantini, e come possiamo chiudere dalla regia? Possiamo chiudere con ringraziando tutti coloro che ci hanno scritto e chiamato. Dicendo che ci siamo comprati le cravatte insieme, possiamo anche dire. Ah, è vero, sera, no? è vero. In realtà c'è qualche piccolissima differenza, ma evidentemente non si nota. Bella questa sera. Ti ringrazio. Grazie, ma Francesco. Mi devo sdebitare, Enrico lo sa, mi devo sdebitare per una cravatta. Grazie a Francesco. Grazie. Di Francesco, Luca Pennese, Luciano Marrone, Edoardo De Blasio e Paolo De Carlis. Ci vedremo lunedì prossimo. Dopo Modena, sperando di avere la stessa euforia nell'ambiente, perché poi Pescara si accende facilmente e Baroni ha detto che deve incendiarsi questa città. Vedremo. Grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.